Pietrogrado, gennaio 1917. La vita continua come sempre nei recinti aristocratici protetti, nei club dove si incontrano i nobili per parlare di politica e di affari, nei grandi teatri sempre affollati. La capitale dell'impero russo vive gli ultimi bagliori di una corte fastosa ma immobile. Questo mondo, tutto questo mondo, sta per finire. Il paese è allo stremo, la guerra mondiale lo sta logorando tra perdite al fronte e mancanza di cibo nelle città. Ma gli zar sembrano non accorgersene. Nicolai II nel suo quartier generale militare a Mogiliov, la zarina Alessandra sempre più rinchiusa a Tsarskoye-Selo, il villaggio imperiale a 20 km dalla capitale. Dopo l'assassinio di Rasputin, negli ambienti aristocratici, tra i politici di opposizione nella Duma, si continua a tramare contro gli zar deboli e assenti. Ma è più lontano, oltre i ponti sulla Neva, nei quartieri operai di Viborg e Narva, nelle fabbriche e nelle famiglie, che la vita è diventata insostenibile, non più sopportabile. Gelo, code, mancanza di cibo e combustibile. È da qui che Pietrogrado scivola inevitabilmente nel febbraio della storia. Questo è il punto dove è cominciato tutto. Krasnaya Nit, il filo rosso, una vecchia filatura di cotone. Qui il 23 febbraio, stremate dagli orari di lavoro, dalle condizioni di lavoro, dalle lunghe code per il pane ai forni che non erano approvvigionati di farina, le donne si sono ricordate che il 23 febbraio russo corrispondeva all'8 marzo, alla loro festa teorica, e hanno staccato gli impianti, hanno smesso di lavorare, hanno proclamato uno sciopero. Sono usciti sulla grande prospect che c'è qui di fianco e hanno tirato fuori dalle fabbriche gli uomini che hanno smesso di lavorare e sono andati verso i ponti che collegano verso il centro della città, lungo la strada che porta poi alla cattedrale di Kazan. Ed è cominciata così spontaneamente dalle donne, in nome dell'8 marzo, la scintilla, l'iskra della rivoluzione. Nella città reale ogni cosa sta scappando di mano a un potere cieco. Come accade quando tutto vacilla, ci si affida all'irrazionale. Massonerie e società segrete crescono ovunque, mescolando affari, esoterismo, sesso. Così che oggi basta salire da soli di notte le scale della rotonda di via Garakovaya, i gradini satanici, per immaginare a ogni pianerottolo i riti e i bordelli che erano nascosti allora dietro queste porte. Poco più in là, il ritmo del ballo di corte, i gioielli, le veste candide delle dame riempiono i teatri in un tempo che sembra sospeso e che invece segna il crepuscolo di un'intera epoca per cambiare il corso del secolo. Le due anime travagliate, quelle del potere morente e quella della rabbia popolare montante, in quell'inverno agitano insieme Pietrogrado, ultima capitale dell'impero zarista, prima capitale della rivoluzione, eterna capitale simbolica di ogni fine e di tutti gli inizi.